Magic Italia presenta Almanacco Wicca Lunario 2018. Vi voglio presentare una cosa che a me è piaciuta molto e che secondo me merita di avere molta pubblicità, perché quando qualcosa è fatto bene e tra l'altro accomuna un po' tutti quanti quelli che seguono questo sentiero, a prescindere dalla tradizione, a prescindere dal tipo di percorso che si sta facendo, perché poi alla fine che cos'è che ci accomunano? I cicli lunari, i vari cicli delle stagioni, quindi la ruota dell'anno, i segni zodiacali, eccetera, per cui è, diciamo, un argomento che è comunque universale. Per cui oggi quello che voglio presentarvi è questo: l'almanacco Wicca Lunario 2018. Questa è una pubblicazione della Coven Wicca del Quadrifoglio, che in passato ha già pubblicato due agende ed ora quindi nel 2018 ci presenta questo almanacco. È già disponibile questo almanacco, ma questo ve lo dirò comunque poi alla fine. L'associazione che fa capo alla Coven Wicca del Quadrifoglio è l'associazione Italus, che, ecco, un'altra piccola informazione che vi voglio dire è che magari vi spendo due parole su quella che è la Italus, appunto è un'associazione culturale wicca senza scopo di lucro che opera nell'ambito della cultura e della spiritualità wicca, fondata da Lerone Sibilla nel 2011, se non vado errata. Oggi è l'unica associazione in Italia affiliata ed ispirata all'etica della Wicca sassone, e quindi che prende ispirazione dagli insegnamenti di Raymond Buckland. Quindi questa è una cosa molto molto importante da sapere. Poi dopo vi metterò tutti i riferimenti nella box informazioni riguardo la Coven, riguardo l'associazione Italus, dove potrete trovare questo almanacco, ma prima vi spiego che cos'è. Dunque, vi leggo esattamente quello che c'è scritto dietro, anche se insomma avrete capito più o meno dal nome. In un mondo dove l'uomo ha perso i suoi ritmi, immerso in una vita frenetica, abbiamo deciso di creare questo almanacco per accompagnarvi nella vita di tutti i giorni, regalandovi spunti per creare i vostri momenti di relax, per ricreare un'armonia con la natura e le sue infinite bellezze. Questa è una cosa bellissima e continua dicendo: mese per mese l'almanacco Wicca Lunario 2018 vi guiderà nelle fasi lunari e nelle festività Isaba. Ogni mese si aprirà con una piccola introduzione sul nome del mese corrente, sul segno zodiacale, sulla luna e quindi sui rituali ad essa connessa, gli Esbat. Infine, nelle ultime pagine troverete degli approfondimenti sulle fasi lunari e sui giorni della settimana. Non vi resta che scoprirlo. Questo è quello che dicevo all'inizio: sono comunque argomenti che ci accomunano un po' tutti, Wiccan, non Wiccan, eccetera. Quindi, secondo me, questo è comunque un libro, un almanacco da avere assolutamente. Infatti, io me ne sono subitissimo, appena è stato presentato, me ne sono accaparrata una copia. Vi voglio far vedere. Chiaramente inizierà nel 2018 e parte da gennaio 2018, ma il contenuto, quindi quello che può essere qualche ispirazione per celebrare una certa fase lunare o comunque due sabba che ci sono a cui stiamo andando incontro, insomma, si può già carpire qualche informazione, anticipare insomma l'anno di riferimento. Eccolo, questa è la prima pagina che vedete. Italus Edizioni, si parla un po' degli eventi che ci saranno nel 2018 in generale, quindi per quello che riguarda, per esempio, me ne leggo uno: 9 febbraio, 25 febbraio, inizio dei 23esimi Giochi Olimpici, quindi ci fornisce anche informazioni generali, molto carino. Ci sono le date e gli orari degli solstizi e degli equinozi, l'eclissi di luna, le curiosità, e quindi poi per ogni mese, a parte cioè, ci sono delle decorazioni molto belle. Gennaio, quindi c'è la luna in quel mese, quando sarà piena l'ultimo quarto, luna nuova, è tutto indicato con le date e con gli orari, il segno di riferimento. Si fa accenno agli esbat del mese, quindi ci spiega
quale luna piena ci troviamo, qual è il significato, un piccolo rituale che si può fare, questo viene indicato in tutti i mesi, e poi la cosa carina è che ci sono per ogni mese delle note, una, due pagine, tre, dedicate alle note, quindi magari non so, potete prendere nota in quel mese dei lavori magici che avete fatto, delle meditazioni, dei sogni che avete fatto, insomma, può diventare anche una sorta di, perché no, di piccolo grimorio o comunque di piccolo diario o libro specchio, non lo so, questa può essere un suggerimento. Come vi dicevo, i disegni sono davvero molto belli. Ecco, per esempio, adesso ho aperto luglio, avete questo schema simile per tutti i mesi e vi accompagnerà durante tutto l'anno, spiegandovi sempre gli esbat, i sabbat, tutto quanto. Poi, ecco, ci sono per esempio qualche suggerimento. Adesso non vi sto a far vedere tutto perché altrimenti, per esempio, qui c'è come purificarsi con l'uso di tre candele, un rituale d'amore, interessantissimo, una bella spiegazione sulla luna nera, bellissima, questa la adoro, questa è una delle mie preferite, una delle mie dei miei disegni preferiti, è bellissima, davvero davvero molto bella. E quindi è ricca di informazioni, vi accompagnerà veramente per tutto l'anno perché per ogni mese voi avrete questo alleato che vi assisterà nel vostro percorso, sul vostro sentiero, nei vostri lavori magici, per la vostra meditazione, perché vi dirà esattamente che tipo di lavoro potete fare in quel determinato momento, con quella determinata fase lunare. Insomma, come dice la parola, è un almanacco ed è anche un lunario, perché vi dà tutte le informazioni sulla luna. Ma poi c'è anche una cosa molto interessante. Veramente è un piccolo almanacco, secondo me anche un piccolo grimorio, non lo so, mi piace chiamarlo così. I giorni, quindi ci sono i giorni, c'è una sezione dedicata ai giorni e alle loro corrispondenze, quindi domenica, sole, lunedì, luna, e vi dice tutto qua, tutti i riti che voi potete eseguire in quel determinato giorno. Quindi se dovete, non so, fare un determinato rituale, vi andate a vedere qui le corrispondenze. C'è una bella spiegazione sulla luna e il sole, sempre con dei disegni favolosi, bellissimi, sempre dei suggerimenti e una guida completa a quello che può essere il vostro percorso nel 2018. Quindi questo almanacco è veramente, veramente ben fatto. Quindi chapeau alla Coven, il quadrifoglio, veramente, veramente, veramente fatto bene. Un'altra cosa, ecco, che vi volevo ricordare, che è scritta qui dietro, ma che vi avrei detto comunque, ma almeno mi sono ricordata, è che potete anche scaricare gratuitamente l'applicazione Android in Wicca Grimorio. Vi faccio vedere qui il logo, eccolo qua, non so se mette a fuoco. Ok, comunque poi vi metterò tutte le informazioni per cui avrete modo, insomma, di ritrovarle facilmente. Quindi sì, è carinissimo perché io ce l'ho scaricato già da diverso tempo. Wicca Grimorio, potrete trovare tante tante belle informazioni, potete scaricarlo sul vostro telefono, quindi averlo a disposizione in qualsiasi momento come l'almanacco. E dunque, vi starete chiedendo, sì, ma come lo possiamo acquistare questo almanacco? Allora, per l'almanacco lunario Wicca 2018 pubblicato dalla Coven Wicca del quadrifoglio, potete, qui leggo perché a memoria ho paura di sbagliare, dunque potete scrivere un'email a italus.info@gmail.com oppure potete farlo visitando il sito www.italusedizioni.blogspot.it oppure attraverso il sito www.italus.info. Scrivete, contattateli, vi daranno tutte le informazioni necessarie su come effettuare il pagamento, su come ricevere l'almanacco, il costo, eccetera. Questo vi daranno tutte le informazioni. E io niente, ci tenevo tantissimo a fare questo video perché niente, mi è piaciuto, mi piace, lo userò, sarà una
un fedele compagno del mio 2018, sicuramente. E quindi ecco, spero vi sia piaciuto, vi abbia incuriosito. E ripeto, per tutte le informazioni, per ricordarvi un po' tutto quello che vi ho detto, andatevi a leggere il box informazioni qui sotto e non mi rimane che dirvi buon almanacco, Wicca Lunario 2018 e come sempre, blessed be.